Ecco a voi, salve a tutti, oggi vi presento una distribuzione Linux, eh, si chiama Emma Bundus, questo vi racconto una breve storia, ho preso su Wikipedia, vi racconto subito. Allora, adesso leggiamo, Emma Bundus è una distribuzione Linux derivata da Debian, è progettata per fare il ripestino di computer donati ad organizzazioni umani umanitarie, come le comunità di Emmaus. Il nome è Maubundus, è un portemaio di Hamos e di Ubuntu. La storia di si inizia nel 2007, quando un gruppo di volontari della comunità di Hamos di Tolosa in Francia ha iniziato a lavorare su una distribuzione Linux che fosse facile da usare, da configurare per gli utenti non esperti. Il gruppo ha scelto Debian come base di distribuzione, perché è una distribuzione stabile e affidabile. La prima versione M-Bundus è stata rilasciata nel 2008. La distribuzione è stata subito un successo e il gruppo di volontari ha iniziato a ricevere richieste di altre organizzazioni umanitarie in tutto il mondo. Nel 2010 il gruppo di volontari ha fondato il collettivo Emma Bundus, un'organizzazione non profit dedicata alla diffusione di Emma Bundus, di altre tecnologie open source. Il collettivo Emma Bundus ha contribuito a migliorare la distribuzione aggiungendo nuove funzionalità e, e migliorando la compatibilità nei computer più vecchi. Oggi Emma Bundus è una delle distribuzioni Linux più popolari per il riempiego dei computer. La distribuzione Linux è, è disponibile in due versioni: una basata sull'ambiente desktop XFCE e una basata sull'ambiente desktop LXQT. Emma Bundus è un progetto importante per la diffusione della tecnologia open source e per l'inclusione digitale. La distribuzione aiuta a dare una seconda vita ai computer donati, rendendoli disponibili a persone che altrimenti non potrebbero permettersi. Ecco alcuni dei principali obiettivi del collettivo M-Bundus. Promuove l'uso dei software liberi e open source. Favorire l'inclusione digitale delle persone non abbienti. Ridurre l'impatto ambientale del consumo di elettronica. Il collettivo M-Bundus è attivo di... Oltre 30 paesi in tutto il mondo, l'organizzazione ha contribuito a distribuire milioni di computer riutilizzati, fornendo accesso a internet e alla tecnologia, a persone di tutte le età e provenienze. Scusate che io leggo male. Comunque, eh, in parte l'ho fatto pure io quando facevo questo l'operatore ecologico nei cassonetti ho trovato tanti computer, diciamo che più 60-70% erano non funzionanti perché già era Windows installato, quindi da un po' d'anni te lo fa tuttavia, via perché non ha solo licenza programmata, non è più buono il PC, non è un più compatibile e io li ho, li ho riutilizzati e... e poi li ho rimessi tutti in sesto ecco qua, allora, e poi purtroppo anche fare l'operatore ecologico e quelli che puoi trovare solo nei cassonetti quando apri il coperchio trovi un bel PC lì, un bel computer che fai? lo metti in rendo e lo porti a casa che mi fa, mi fa un brutto buttarlo via così tu pensa se adesso non è che posso scavare sotto tu pensa che ne trovavo ancora rendo i cassonetti eppure sullo giallo mettevo, sullo, sullo giallo ce ne ho trovati tanti e nell'isola ecologica poi ho chiesto che si può prendere quello non non lo fa prendere lì non vuole perché purtroppo ma sai quanti biciclette cioè nelle isole ecologiche funzionanti ancora non si può prendere purtroppo perché le ho riciclare c'è un commercio quindi c'è anche delle camere che dice non si può prendere. Dice anche tu. lo chiedi, dice no, non si può prendere. Dice, no, non si può fare, ma io ne ho visti tanti, tanti tanti peccato. Guardo, peccato peccato perché le gente butta via roba e ci sono escezioni Linux e fanno inquinamento purtroppo. Queste cose, queste cose non, non, si ricicla un, un 30-40%, non 50% non ci arriva. Il resto va tutto come inquinamento, eppure si può ricavare queste cose. Ecco questi qui volontari sono riusciti. Ecco, qui in Italia che chi è che riesce a fare queste cose? Io ho fatto in privato per me, per conto mio ne ho trovati tanti, eh, dentro i cassonetti. Io, io, io ho distribuito gli amici, i parenti, l'ho detto tanti, però eh, anche io ne ho tanti ancora qui. E ho trovato gente che buttava via, tu figura, se, stavo, se uno nell'isola di Croce ti mette a tirare fuori tutti questi pc che, che butta via la gente, fissi e portabili, ci sarà decine e decine a giorno che, che funzionanti buttate via ma tu pensate quando, quando spreco c'è eppure ci sono eccezioni Linux e anche Linux Mint e, e, gli italiani purtroppo siamo si un paese ignoranti non so PC dice non funziona più non va più bene P io ho buttato via devo cambiare perché un tecnico mi dice comprarlo nuovo quello tu dice deve comprare no ci guadagna e allora e tu che fai? PB buttare e comprare un nuovo una licenza nuova crea dipendenza poi altra cosa su questa distribuzione linux avete le, già pre, durante le schermate del venuto, potete mettere i fonte macros si chiama quindi LibreOffice office è compatibile con la suite Ufficio ma tutte le distribuzioni linux hanno le, le, le fonte potete cambiare ecco la serne non lo sa questo è colpa del copyright purtroppo hanno inventato questo per creare dipendenza alle persone all'inizio il copyright dice non vuoi fare uguale un altro software uguale a questo, quindi il li, eh, LibreOffice si avvicina il più possibile ma non può fare compatibilità come il suite ufficio Microsoft perché va in le quindi ecco perché uno è costretto a comprare, cioè, um, Windows già preinstallato, suite ufficio installato, quindi va a casa e costretto i figli magari va a scuola a comprare per forza quello sistema lì la licenza dei libri è costretta a creare dipendenza, è uno schiavismo Infatti, Software è infatti SoftLibre ha creato il Copy Left, il contrario di copyright per tenerci liberi, non creare dipendenze purtroppo, e c'è un modo in cui tanti sviluppatori sono riusciti tanto tempo fa, ma non è da adesso eh, ci sono queste fonte, <coughs> magari mettete sul LibreOffice e riuscire <coughs> a avere compatibilità con i suoi uffici di macros, quindi è possibile lavorarci insieme co anche con questi due software diversi. Questo purtroppo eh, copyright fa così, è un danno grosso che ci fa purtroppo il software libro, un danno grossissimo. Ecco perché tanti non, non, è, non posso andare in Linux, perché il LibreOffice non è compatibile con quello di Macros, quindi devo comprare per forza la leggenda, allora la scuola usa tutto questo. Però c'è un rimedio, c'è un rimedio, c'è, adesso poi vedete durante l'installazione e fondo. Va bene vedete il video vi il, il video mettete un like e buon divertimento ecco allora ci siamo questa è l'immagine iso di emma bundus ecco qua allora adesso vi faccio vedere tra questo è il sito emma bundus questo qui adesso clicchiamo su, sul sito ufficiale scaricare l'immagine ISO <coughs> mettiamo l'italiano e poi adesso metto il schermo. schermo ah, qui ci sono tutte le spiegazioni che, che in pratica sono donazioni per i più cari popoli africani per i paesi del terzo mondo ma hanno fatto un sistema operativo proprio adesso vi faccio vedere quanto è grazie al sistema operativo andate su allora, qui ci sono tutti i capitoli c è, c è, il sito è molto grande questi volontari di Emmaus che hanno fatto guarda guardate guarda che sito hanno fatto Allora, andiamo su distribuzione. Ecco qua. Le ISO. Qui ci sono anche dei, picchi, dei piccoli video. Guardate, vedi? però è in inglese. Sembra che sia. Adesso voglio vedere. e si sì, In inglese. Adesso ci scrive. Lillo, loro li usano i motori Lillo. Eh. Voi lo mettete Google, volete su, su installarlo. Mettete il motore di ricerca eh, Google, ora in Africa usa Lillo. <ride> so. Comunque hanno messo quel motore di ricerca nel browser, su Firefox. Questo è perché è tornato lì. Questa è la versione 32 bit e poi questa era la 64 bit. Sempre l'edizione le Gingri. Le questa dovete scaricare. A uscire sono le edizioni più vecchie, queste qua giù proprio ormai sono passate, tutte le vecchie edizioni sulla 5, se vede 64 bit, eh, se vede 32 bit più vecchio ancora, allora sopra la prima sopra ecco qua, adesso vi faccio vedere questa l'immagine ISO, apriamo la macchina virtuale, Boxes, ecco qua, <coughs> chiudo la doc che può dare fastidio. Dolgo sempre, almeno c'ho più Questo è quello MX Linux, lo controlliamo creiamo una nuova, una nuova macchina virtuale eccolo qua l'immagine iso e diamo il nome Debian Siamo Debian dopo suggerisci Debian 12 successivo crea diamo io gli ho 4 gb 2 sì, anche se si faceva bene però è meglio sempre tagliare un po' di più 4 gb 30 gb su disco Ecco qua, allora qui mettiamo 4 core, non ho 8, ecco così, in modo che è equilibrato. Mettiamo italiano, potete mettere italiano già della live. Qui c'è le configurazioni, prova, installa diverse cose, voi scegliete la prima, pre, pre, scegliete la prima perché intanto provate come va. Adesso vi faccio vedere come si prova, vi farete fa vedere delle piccole cose anche lì. Mettiamo tutto a schermo. Sicuramente, già configurare lo schermo lo vedo che è 4 terzi lo vedo portarlo portare 6 ginoni. Infatti, eccolo continuiamo a vedere o li o con eh, XFC? Noi scegliamo XFC. Mantenere qui mettiamo? Attiviamo la doc, blocchiamo la dock Allora poi attiviamo la barra delle applicazioni. abilitiamo gli spazi di lavoro abilitare shift attiva gestione degli appunti e, e basta così e gli eventi sonori quando ci sono le notifiche e il carro lock ci fa scegliere tutto semplice lo io metto tutto metto il proprio completo al carro lock per quello ecco, poi dopo la schermata lo facciamo dopo quando dobbiamo installato, questo è solo per provare serve vi faccio vedere un paio di volte questo poi allora questo adesso mettiamo un attimo di risoluzione sullo schermo andiamo in impostazioni allora troviamo schermo schermo, schermo 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 eccolo qua allora 4 terzi invece sta stato regolato a 4 terzi Ma in macchina reale non succede questo prende in automatico, eh, in queste macchine virtuali succede così che non riesce a leggere sotto che macchina c'è in maniera virtuale succede questo allora applica eh, sì. questo dovrebbe essere giusta. sì 16.9 no, configurazione con barra è giusta allora adesso facciamo doppio clic programma installazione Calamares usiamo quella normale installazione classica le altre cose non lo so usiamo quella normale l Italiano. l'ha preso andiamo avanti <coughs> Roma ha presa. Fuso orario, andiamo avanti. La tastiera va bene. italiano, ha presa Però fate sempre contro i punti, virgole eccetera. Se corrisponde, qui abbiamo due possibilità. Perché il disco non, non, è, non è allogato, quindi o installiamo. e facciamo un manuale. In un automatico, lui fa anche una sguappa, la partezione. Sguarda in automatico. Se vogliamo, l'ha già preparata. Fatela fare. Andiamo avanti. Fa tutto in automatico. Allora mettiamo il nostro nome, il nuovo computer, lo fa tutto in automatico, poi si può anche cambiare Password e conferma password Allora, c'è automaticamente, o oh no, andiamo avanti Fa tutto il riepilogo La partizione swap Installiamo, ok, ci diamo la conferma Ecco, parte l'installazione, adesso ci vuole qualche minuto, eh vediamo quanto ci mette, le 11.19 ecco, vi faccio vedere già, qui, qui intanto potete vedere, sfogliare, capito? Andando in registrazione, intanto che aspettare 5-6 minuti vedete tutte qui, potete leggere intanto per, per non annoiarvi 11.22, 3 minuti questo perché è un i7, è con la SSD, no, anche se è vecchio se ci vogliono 5-6 minuti in media un computer vecchio di un tipo X Windows 7 ecco qua mettiamo la password non mi devo configurare di nuovo lo schermo fammi vedere continua qui xfc e m6 andiamo allora mettiamo a posto di nuovo lo schermo poi dopo una volta fatto adesso che è installato non serve più perché poi i dati rimane non è che non è live, ecco qui. Rimettiamo lo schermo di nuovo a posto. Eh, bandieri Ok, chiusi. Adesso le configurazioni. e Allora, stile Ubuntu Menu classico. Lasciamo così. c'è classico. Whisker. Whisker menu. Poi attiviamo. La, eh, blocchiamo Ubuntu sulla doc. Abilitiamo il settori spazi di lavoro. Abbreviamo il <coughs> attiva il gestore degli appunti. Ecco, è Sotto si scrivi, tanto. Magari, se vuoi, su so, fatto veloce. Se vuole, vi, vi fermate col massimo e vi, vi dice tutto quello che serve. ogni passaggio, vede con le Attiva i venti sonori. Se le quando le notifiche dovresti sotto. Vedete qui c'è altre cose attivo, attivo eh? Boh, non, non lascio stare basta usare questo e queste cose qui, già pure troppe e il e facciamo tutto, completo c'è già il karaoke installato e configurato e tutto allora installiamo, quindi ci vogliamo installare il codec? sì i fondi per Microsoft? sì, che con, in pratica che con LibreOffice è compatibile con le suite ufficie di Microsoft abbiamo gli stessi fondi allora, qui bisogna eliminare tutte le lingue che non ci servono, lasciamo solo l'italiano, già, già l'ha impostato lui, eh? Controllate. Quello serve se uno vuole un'altra lingua oltre l'italiano, allora adesso, rim fa rimozione delle lingue. E tutto qua, l'ha già fatto. Quindi, qui che facciamo? Qui ce la legge bene, qui non faccio niente, lo so. sai? Altri account, no. no no torniamo allora, qui eh, facciamo gli aggiornamenti adesso allora li con l'icona rossa avete visto allora dettagli potete vedere ecco clic qui facciamo tutti gli aggiornamenti adesso scarica va scaricando sono tanti hai eh, più di un gb mi pare quasi un gb in pausa, 1133 no qua su 10 460 470 mega 1137 è finito 4 minuti tra 4 minuti si aggiorna il sistema non è che ce ho tanto ecco qua abbiamo aggiornato io preferisco il terminale io lo uso solo qualche volta su Linux Mint, però altrimenti adesso riavviamo. Mi piace più il terminale perché è più, ancora, più, più, ancora più veloce. Non, non c'è il software grafico. Mettiamo la password. Abbiamo riavviato perché c'è il nuovo kernel. Ok. Connessione stabilita a posto e siamo abbiamo aggiornato quel sistema ah questo togliamo che la sponda se non ci ricompare sempre Queste è quattro schermate via via se non ci ricompare sempre che è che fa ah no tolgo la sponda a posto troviamo anche questo queste sono tutte cose schermate benvenute tutte poi dopo Uno uno si diverte lì mettiamo qualcos'altro. in un semplice voglio mettere meno semplice aggiungi c'era pure l'istantanea, no? Lascia stare adesso. Si riempie, se no, l'istantanea no, sarebbe la fotografia dello schermo. Allora, adesso lo sposto. Lo metto qua mi ho preso, è a questo meno semplice. A me mi, mi ci trovo benissimo il meno semplice perché per me che io sono branato come me. Allora, I meno semplici sembrano sempre più veloci degli altri. Più più... Questa è è tutte le impostazioni. Adesso mettiamo. L'icone, non c'è, così ci sono quelle sue. Ecco, tutte le impostazioni le XFC, queste tutte le impostazioni. Vedete, le impostazioni ce ne sono di più delle de, de XFC solo base. Ce ne sono molte più che c'è una Maria software installato. Adesso vi faccio vedere. ce Guardate, va che roba. Allora, guardate il software c'è, ma è una cosa impressionante. C'è di tutto, mamma mia qui c'è per tutto, la, la, gli hanno installato tutto proprio per la grafica, per la scuola, per, mamma mia quanta roba già installata, qui vi, vi, vi perdete questo gestore dei processi ci poco più di 500 mega di RAM XFCE e XQT sono leggerissimi allora, questa è per l'istantanea, ce l'abbiamo anche qua adesso no, non facciamo niente Mamma mia lì il software qui è, qui è configurazione riconfigurazione del carro d'occhio allora la terza è per attivare, quell'altra è per sbloccare, è per, bisogna vederci, tanto è mango perché è fatto per tante persone, per tanti per gli scolari, gli studenti, ognuno la, si configura il carro d'occhio a modo suo, questo è Jim, quindi ognuno ha la sua password, perché, capite? E hanno fatto una cosa proprio... Questo non è adesso, trova i computer vecchi. Questo cosa è Escape, trova i computer vecchi e riutilizza per i donnelli africani, questi volontari Emmaus E lo chiama Emma Bundus. Ma per me è breve, è una è una roccia come stabilità Questo è Escape, Per la grafica 3D Ma c'è tutto, vedete, per la grafica 3D, per lavorare, per tutto e Adesso faccio delle cose così al volo, poi non è quante cose c'è Questo è per la grafica ancora Beh, questo è vedi? questo pure un rosa 3 d mamma che ne so questo non lo conosco ce ne sono tantissimi tantissimi e questo è tutto internet C-Torrent, c'è tutto tutto per la posta elettronica ce ha due tre <coughs> questa è per l'istruzione per scuola questo c'è tutti i software per scuola vedete quante ce ne è pure questo è tuxpind Ah, i bambini, viene c'è i matiti, i colori, il coso, vedi un pennellino. Chiudiamo, eh. Poi abbiamo... Mamma mia, sono tante, questo che è? Mamma mia. È fatto benissimo questo sistema operativo. Benvenuto in Compis. La lingua è attuale italiana, IT? Ok. Clicchiamo qui, Digelli, crema voce per la lingua, scaricami in lingua <coughs> Ah ma ti parla pure in pratica La voce per la lingua quando ti farai domande sempre per la roba per la scuola Beh adesso lascio stare Metti che utilità preferite via niente E per i pe, pe, ragazzi a scuola che lo serve che tutti i software Questo è Tux un gioco pure un gioco di scuola <ride> giochi in rete che giochi sono? questo è il categoria dei proprio questo che roba Comunque, tutta roba tutta per software per la scuola, per disegnare, per scrivere io non li conosco questi software, che su Linux c'è una non è come tanti non ci sono software su Linux una... ci sono migliaia di software su Linux e c'è una marea di software sterminati. quindi non Darei a quei cavolati che dice, tanti che dice, non ci sono software. Questo è un altro, un altro, un altro software, ci sono a, a milioni. Questo è Audacity. Ecco, forse vuole, qualcuno vuole dire che non ci sono software, quelli proprietari che usa Microsoft. Macros, ma è normale, quelli che hanno il copyright, quindi devo per forza farli diversi, se gratuiti, open source, non posso farli uguali. Però ci sono dei fonti come vedete così, scarica lei, i fonti delle cose. Questo è KD live. questo è per mandare video, video editing. L'ho fatto vedere una volta il KD Live. Questo, questo qui è quello che uso io, vedete? Lo uso io su Linux Mint, KDE già preinstallato. Ci sono dei fonti, si scarica Linux Mint in tutti i dispositivi Linux che sono compatibili. Questo è un equalizzatore compatibili. Sono perfettamente compatibili con le suite Office di Microsoft, quindi non, non, non si può dire che non è compatibile con LibreOffice su Linux è compatibile uguale perché ci sono ci state sono create dei fonti compatibili. Questa è per la chitarra: adesso come funziona? Non lo so. Bisogna vedere, Bisogna giocarci un po'. C'è le note. Ah, metto le note e poi fai partire... Tra, 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 fai il suono, ma che ne so. Sistema, mamma mia, mamma mia, i software qui... Per vedere tutti i software, per vedere, solo per vederli ci vuole una giornata, eh, quando ce ne installa? Guarda che per ufficio, questa è tutta roba per ufficio. Guarda che roba. Questo LibreOffice è normale. Allora <coughs> allunghiamo un po' il menu perché categorie nel tante eh? quindi qui c'è il menu di tutti quanti al primo colpo si sì, può vedere il menu, menu sul che si possono espandere come avete visto clicca, prende sull'angolo anche sulla dock c'è il menu che c'è la qua si può spostare anche all'inizio qui ce l'ha messa quasi al centro in, più a, sì, a destra quasi ecco fare fox lillo <ride> e poi dopo mettete le impostazioni di come motore di ricerca mettete google o quello che vi pare <coughs> no, dunque dunque google, che vuole che crede. qui sta messo lillo quello africano, poi uno lo cambia adesso scarico l'icona oxygen l'icona oxygen come ho fatto l'altra volta, perché non c'è sta su KDE eccolo qua e il motore lillo, però il motore lillo l'ho visto l'ho provato alcune volte come, come google trova tutto eh, Vedi? questo primo colpo, anche lì non è male è sconosciuto ma oh, l'africano ha già un, un buon motore di ricerca pure vorrebbe... per trovare facciamo con la biancolla adesso ci vorrebbe stare nella storia però non me... faccio così ho fatto sempre in questo modo con la biancolla si trova un attimo, lo stringa di comando sul Linux si trova tutto goduto, un attimo, non è che è tutto va, è basta cercare c'è da leggere tutto questo è tutto l'aspetto, adesso mettiamo l'icona uh, ecco qua, oxygen, abbiamo messo chiudiamo andiamo su impostazione inbo e scrivania adesso mettiamo un po' di sfondi, mettiamo con il solito che cambia ogni minuto, metto questo cambia ogni, 10 no, ogni minuto Ogni minuto cambia sfondo e ordine casuale, menu non to. niente, mettiamo un po' di icone solo per il stop. Cartella Home, filo sistema, no, c'è cestino, basta, solo questi due. Ci vediamo. Ah, questa è la cartella Home, già l'ha messa già in grande. Adesso con l'oxigena è carina. Questo è fare o forse? Questo è per la comunicazione, guardate Mozilla, Falcon, Pidgin, Jumpy, Yommet, Firenzilla, Transmission, Strumenti di costruzione di file. Ma guardate che roba, quanta roba! Tutti domenica, non me non gli faccio manco a dire. <ride> Tutti i software di video, mi ha fatto delle cartelle qui. Dizionaria, AdWord. Gente, meri che boh, non mi sta tutta la suite di Office Kikwik, Calibre, Gente, Gnote, Scribus, Clemen, questo per la per musica. Clementino da ACT per masterizzare, c'è pure Radio 3, Radio 3 è tutte radio FM del mondo, possiamo dire anche Radio FM. Qui per, video, per il video è il CQVEV caffè caffè del live in break c'è pure in break sotto vede per convertire video c'è tutto guardate vai cosa jimpy escape dark tobacco scusate non so pronunciare perchè questo per maestrizzare c'è un software Ah, guardate quali sono. super tux questo è già un buon giochi c'è anche Steam Steam mi ricordo che è, 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 basta cliccare si configura c'è pure Steam per giocare però Steam bisogna avere un PC boh, guarda, guarda guarda, lì quanta roba non di fascia almeno una fascia media parte di qui c'è con Steam c'è tanta grafica i giochi con Steam istantanea per le stampanti Guarda, ma è una cosa impressionante anche sulla doc, a portata di mano. Perché l'ho messa completa, eh? ci ha messo quasi buona parte del software che c'è nel menu. Buona parte Bleach Bead per pulizia, poi dopo scaricare quell'altro HTOP, Vistori Process, Ventoi, c'è Ventoi ragazzi, Ventoi per scrivere su USB, Software. Adesso apriamo il software, se lo store Ventura, avete sentito dire che è Ventura per, per mettere, si può mettere su USB tante immagini finché c'entra, quindi potete far partire quelle immagini se volete per poi installarla. installarla. È. Adesso voglio Stager, non scaricare Stager. non mi piace Stager, come per pulizia, che okay? è più semplice, invece è stagere è una cosa proprio io lo uso per favore ma è un cortolino svizzero apri ecco vedete andiamo sul pannello clicca pulisci seleziona tutto guarda 664 mega più eccetera eccetera qua c'è un gb che fatto aggiornamento tutto quanto abbiamo pulito questo con un secondo pulite tutto costagere qui c'è categorie e poi ci sono dei preferiti già qui mettiamo anche le mappe, le mappe non c'è messo no no forse ci sta qualche cos'altro strano non c'è le mappe tutti quei software non c'è mappe ecco sta partendo ecco vabbè installato abbiamo le mappe beh basta che già c'è una marea di software Comunque non c'è registro su Linux, non è, anche se sta un mille software. Non è come su Windows che, che si imballa e scoppia tutto. <ride> Linux, come avete visto, quando i software già installati non scoppia niente. Installazione Flashpack, già un coso. Lo store di Flashpack che volete installare. Ah, via web. Via web, vedete? Questi sono tutti i software flashpack. Se vogliamo usare solo Flashpack invece. Deb, lo storage è deb e Flashpack. Qui possiamo usare. Tutto quanto, solo Flashpack. Questa è una storia solo dei Flashpack. Come vi ho detto, Flashpack. Dopo, com'è? Ci sono diversi. Sono, <ride> snap. Questi sono universali sono compatibili per tutte le distribuzioni Linux. Chiudiamo allora, accessibilità. Qui per la manutenzione, vedete, C'è Synaptic, questo è Synaptic, gestore pacchetti. Pure come su Linux Wind pure c'è. Questo c'è un software da installare dappertutto. Questo serve per modificare i software per installare i pacchetti. Ma si chiama apposta gestore pacchetti. Allora, ah il firewall, vediamo se è attivato. Se no lo attiviamo, Firaval no, non è attivato. Allora, mettiamo a casa. Stai già per impostare casa, non era attivato il firewall Vabbè, mamma mia, guarda. aspetto abbiamo visto, per il mouse, tastiera, onboard, tastiera virtuale. Virtuale, magnifico, rosso, che roba. Ah, che roba, ha ingrandimento, vedi? Tu fai fare una cosa, fai vedere qualcosa in dentro allora fai ingrandisce e poi lo fai vedere. in Possi modo, poi, io vedere come si fa a chiudere semplice. Ha ah, due spazi di lavoro Dopo ne metto quattro. Questo è questi accessibili, questo è penis c'è, e questo è il menu, è una cosa impressionante, io quando passo solo ogni categoria mi mette paura, mette paura quando roba c'è, restallare. Su Linux si può fare, non è come Windows, che, se per tu pensi a tutti questi software mettete su un sistema operativo Windows, che succede? A scoppia, non imballa, scoppia. Adesso voglio installare un software di flashback, vedete come funziona. Allora, clicco, ecco qui ho scelto, questo è una specie celeste, questo è per astronomia, è bellissimo pure questo software, eh? ci sta anche celeste. Orbif, adesso vedi quanti stelle ci sta in orbita terra in questo momento, in momenti reali, potete vedere tutto quando è in momento reale. Ah, mi fai il pacchetto deb, poi lo apri e usa lo story, capito? Questo sì perché, questo perché fa via web, adesso sta caricando. Eccolo qua, Orbis. Allora, flashback, installa Quindi, serve non serve perché lo possiamo trovare anche nello store, non è che cambia tanto. Non so se c'è pure Deb questo software, Flashpack che c'è? c'è tutto il sistema solare, astronomia, ci sono milioni e milioni di corpi celesti, che somigliano un po' a celestia, l'ho visto pure in Nord, pure questo, adesso vi faccio vedere come è fatto, adesso lo avviamo, avvia, faccio vedere subito un attimo come, ah questo pure ha bisogno di grafica, non è che vanboascati, eh, po' molto troppo, questi software qui professionali di astronomia che c'è tanta grafica scatti. questi sono tutti i satelliti in orbita, guardate. Si stanno muovendo come sta muovendo, vedi? Si muove piano piano, stanno girando in orbita in tempo reale, eh? Tu vediamo tutto come in questo momento in tempo reale. Sopra, vedi i numeri come cambia? Questi sono software professionali, che usa, li usa la NASA, li usa proprio persone. Ah, allora, oh, allora aspetta, aspetta, aspetta. spendo spendo adesso voglio ritornare qua. Ho dimenticato di farvi vedere LXQT adesso torniamo indietro. Allora, allora, ritorniamo indietro. Allora, adesso rimettiamo Boxes. Prima riavviamo la macchina. Ho dimenticato di farvi vedere lsqt. Ricordate che c'è due interfacce grafiche. Sono semplici, leggeri, non è che sono proprio bellissimi, però eh, non è male pure. Eh. Adesso vi faccio vedere. Allora, qui siamo in xfc dobbiamo chiudere sessioni esci esci ecco allora qui sono l'ingranaggio LXQT cliccate ecco qui LXQT mettiamo la password e cambiamo l'interfaccia grafica già tutto tu, tu, è preinstallato eh? ecco qui stiamo passando in LXQT il menu è diverso vedi c'è un po' di trasparenza ma lontano anche qui eh? insomma è virtuale allora sembra che è la terza qui bisogna riconfigurare la doc e chiede mettere la password sicuramente perché sono bloccate le doc si può anche sbloccare eh? c'è un modo lì metto tutto come prima alla fine lo sblocca e fa come gli pare allora grafica eh, ecco le applicazioni naturalmente tutte come quelle la guardate una cosa impressionante quante applicazioni c'è mamma mia una cosa è, è da, è una esterminata proprio, questo guarda per ufficio che roba queste tutte preferenze, guarda, mamma mia ecco qua, guarda, guarda. questo è l'XQT, eh? c'è cioè il menu più semplice, siccome il menu semplice che ho messo su XFIT ci assomiglia allora andiamo qua, impostazione scrivania, andiamo, questo è tutto menu in contestuale, più o meno come Windows, crea icone, questo, quell'altro eccetera più o meno assomiglia a tutti preferenza scrivania questo allora ho sfondo selezione corrisponde ecco qua mettiamo l'icona, cartella home cestino e computer rete non serve applica presentazione qui si può mettere lo stesso si mette un pacchetto di sfondi poi mette come presentazione tutte esiste tutte le interfacce fravi che ce qui per i colori invece di sfondi qua il sfondo ah qui qui non, non c'è niente sull'executa particolare in pratica riprendi gli sfondi su eh, in pratica questo sta quello di base A generale allora, chiudiamo vabbè ecco tanto faccio vedere come è executiva poi faccio vedere allora, questa file manager ci sono più di su mail di manager però è diverso eh? ognuno c'è ogni interfaccia grafica su fail di manager andiamo su aspetto questi sono i temi ci sono 3 6 7 demi così puoi anche scaricare l'icona lo stesso mettiamo l'ossigeno che avevo scaricato prima ok termina eh, tema carattere puntatore, c'è ma c'è tutte le cosette Tutte le solite personalizzazioni, più o meno, infatti in ogni, ogni interfaccia grafica è diversa, però è sempre quelle, Tutte le personalizzazioni che uno vuole. Ecco qua. Ho messo l'oxygeno, l'ho messo pure qua. Adesso i due desktop ne voglio mettere quattro. Volevo mettere prima. Adesso li metto qua sulle ecoscotie. Allora, andiamo qua. Andiamo all'impostazione. Eccolo l'impostazione. Eccolo qua, centro controllo impostazioni non è tanto non è tante è fatta a semplice però non è di una grafica deve essere leggero naturalmente l'excutivo è ancora leggermente pure più leggero di xfc ecco spazio ora mettiamo 4 3 e 4 1 2 3 4 qua tutte le impostazioni senza che faccio vedere tutto tanto ogni ognuno ci vuole impostazioni <ride> ne ha messe tante perché i software ci sono tante configurazioni ci sono tanti ecco qua basta così eh? se non vi mai il video durerebbe un'eternità quando la roba già è qui <ride> questa volta ci vediamo veramente al prossimo video eh? ci vediamo mettete un like mettete... mi raccomando poi vediamo che trovo che cosa trovo ciao